Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare l'esercizio numero 50 del mio metodo Easy Slap. Andiamo subito ad affrontarlo vedendo anche la partitura. Qui iniziamo a mischiare un pochettino più di cose. Abbiamo parlato di flamenco slap, fatto che verrà fatto in questo esercizio come ghost note, quindi col dorso delle unghie andiamo a colpire stoppando le corde, ne colpiamo un paio, facendo questo effetto percussivo che dovrà essere alternato ad altri gesti e movimenti che dobbiamo fare. La partenza è già particolare perché quel do iniziale non viene fatto col thumb come verrebbe da affrontarlo normalmente, ma viene fatto in hammer-on, cioè senza mano destra. Questo perché poi quando andrà su di velocità mi alleggerirà tutto il portamento dell'esercizio. Quindi andrò a fare il do fatto in questo modo, senza mano destra. Non è facilissimo, devi avere il dito bene a martelletto. L'abbiamo già visto comunque negli esercizi precedenti, abbiamo già portato su questo esercizio. Allora, alternato a questo, poi andiamo a rispondere facendo flamenco slap e strappata in hammer. Quindi 1, 2, prima un quarto, 1, 2, 3 e nel 3 andiamo a fare un thumb sul Fa che va in hammer sul Sol. Concludere il quarto, mettiamo un thumb sulla corda di Re e un pluck sulla corda di Sol in ghost note. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Quando hai capito questa cosa, praticamente dobbiamo solo andare a cambiare una nota, che è il basso fatto in hammer. Non è più il do, ma sarà un mi bemolle. Qua ti suggerisco di farlo con il dito 4, perché in questo modo tu non sposti neanche la mano. Mi bemolle. Questo esercizio funziona bene tutto su un do minore. Allora, quindi cosa vado a fare? Attenzione all'hammer fatto col mignolo, ma se vuoi farlo comunque con un altro dito, ad esempio, se vuoi andare anche col 3 a prendere mi bemolle perché non ti esce bene con il mignolo, va bene lo stesso. Importante che poi ritorni giusto sul do. Andiamo ad affrontare anche questo con una bella batteria, così quadriamo tutto il ritmo. Facciamola un po' più lenta. Prendiamo 80. E qua, come al solito, meccanizza il gesto. Ti potrebbe venire ogni tanto da fare questa cosa qua. Scusa. Anziché fare le due ghost finali, ti potrebbe venire da rifare il flamenco. Che potrebbe essere anche un bell'esercizio. Qua è scritto così, quindi fallo così, ma come tutti gli esercizi che ti ho proposto, il consiglio è quello di renderli propri e quindi se ti viene da fare una cosa del genere o cambiare le note, perché no, va benissimo. Bene, noi ci vediamo al prossimo video. Questo è il numero 50, quindi abbiamo quasi finito il metodo sul Easy Slap. Ricordo che poi dopo ci sarà l'Advanced Slap Bass Grooves. Ci vediamo al prossimo video, ciao, a presto!